Vedere tante nuove generazioni che cercano di imparare questo sport, per noi che lo pratichiamo, che insegniamo questa disciplina, è bellissimo. Quindi un complimento a tutti gli istruttori del mini basket, perché cercano di riempire sempre di più le palestre con nuove leve. Quindi speriamo di avere i futuri Salvatori Parlato anche con questi nuovi ragazzini. Gianluca, Avellino. Speriamo di no, Speriamo di no. Dice speriamo di no. Però Avellino sta diventando piano piano sempre di più una città del basket, e questo è importante, e lo è grazie anche alla Scandone. Ma sì, noi facciamo il massimo per cercare di ottenere grandi risultati, dei ottimi risultati, e di conseguenza questo comunque è un traino per far entrare nelle palestre avellinesi tanti ragazzini per imparare questa nuova disciplina. Poi ci auguriamo di avere i nuovi Martin, i nuovi giocatori, i nuovi Filloi anche qua con i ragazzi di Avellino. Senti, ma che cosa ci mettiamo sotto l'albero in questo Natale? Ma io ho tanti sogni, non li voglio dire, spero che l'albero quest'anno sia ricco di premi, ma soprattutto sia ricco di regali che ognuno di noi vuole. Io ne ho tanti nella mia mente, spero di realizzarne qualcuno con la Scandone. Ma sono da qualche anno che si sta lavorando veramente bene, stiamo ottenendo dei grandissimi risultati, quindi veramente va un grandissimo complimenti ai ragazzi del nostro settore giovanile, agli istruttori del nostro settore giovanile, che stanno facendo veramente dei lavori enormi. Gli obiettivi sono quelli, comunque, che ho detto prima, cercare di far uscire qualche giocatore dal nostro giovanile e farlo arrivare fino in prima squadra. Noi ce lo auguriamo, lavoriamo quotidianamente affinché ciò possa accadere. L'augurio mio, sinceramente, per i ragazzi del nostro giovanile che un giorno possono indossare la maglia della prima squadra.